Gilberto Neirotti. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Allora, cosa facciamo oggi, Gilberto? Una cosa per quelli che tornano a casa a quest'ora, hanno fame. Hanno fame, possono essere vegetariani, quindi interessante, esatto, visto dopo questo tripudio di carne. E facciamo dei noodles, quindi una ricetta un po' perfetto, orientale. Vedi che noi alterniamo tutto. Abbiamo, accontentiamo tutti, quelli che mangiano carne, il tiramisù, che non... io faccio un noodles. Un noodles. Noodles con verdure e una salsa fatta con salsa di soia teriyaki. Partiamo così subito. Ci insegni anche a fare la salsa teriyaki, dai. Allora, intanto ti faccio vedere un paio di tagli che qua abbiamo già messo l'acqua al caldo. Buttiamo i noodles che hanno... Ecco, facciamoli vedere i noodles. Sono tipo degli spaghettini, vedete? Sembrano degli stuzzicadenti... Di grano saraceno. Di grano saraceno? Sì. No? E sembrano dei, come degli spiedini, no? Se, sì, o delle linguine. Delle linguine corte. Esatto. Sono senza glutine. Quanto hanno di cottura? Gli diamo 7 minuti nel bollitore. Cosa dicevi, Evelina? Sono senza glutine, quindi. Sono senza glutine. Se vogliamo acquistarli, dei noodles di grano saraceno, li troviamo con scritto su soba. La soba è pasta di grano saraceno giapponese. Okay. Perfetto, vedi, io chiedo a loro. Lei sulla nutrizione, lui che questi noodles... A lui piacciono molto. Allora. Perfetto, allora ti faccio vedere un attimino due consigli sul taglio, perché fare comunque le verdure a julienne spesso risulta magari difficile per uno che non sa usare il coltello al meglio, quindi mettiamo sempre in sicurezza, quindi una parte andiamo a tagliarla alla base così non va a rotolare. Andiamo prima a fare delle fettine sottili. L'ho tagliata perché lavorare sul corto facilita comunque, certo, il lavoro assolutamente. Una volta che abbiamo creato le nostre fettine possiamo andare a realizzare la julienne in questo modo, tagliando sottili. Poi se vogliamo non tenere il cuore della zucchina, che magari è la parte un po' più tenera con la quale possiamo fare una crema per fare una pasta, qualsiasi usiamo cosa, solo la... usiamo solo la parte un po' più verde che è un po' più croccante e dà un po' più di consistenza. Però in questo caso possiamo mettere tutto perché ricordiamoci che non si spreca mai nulla in cucina, quindi cerchiamo di utilizzare tutto. Assolutamente. Ok. Vedi. Questo taglio è molto importante, se poi uno non riuscisse a farlo esiste anche la grattugia, però non vengono mai belli così. Non eh? Vengono regolari in questo modo, no. Infatti, assolutamente. E in questo caso il taglio comunque del vegetale è importante perché per il risultato finale, che anche l'occhio vuole la sua parte, lo sappiamo. È fondamentale, certo. Sì, perché almeno vede, cioè comunque hai un risultato simile allo spaghetto, quindi si andrà intanto ad amalgamare il bene il tutto e andrai a mangiare, perché se andiamo a mettere dentro dei cubetti sicuramente non andranno a legare bene con i nostri spaghetti. I noodles a livello calorico come sono? In base alle farine che vengono usate, perché possono essere con la farina di riso rispetto a questa di grano saraceno, quindi questa più o meno che sulle noi 200 calorie, 250. E rendono molto. Perfetto. Rendono molto perché il volume è molto dopo la cottura. Perfetto. Perfetto. Vedi? No, per capire, anche conoscere un po' un piatto che andiamo a fare, no? Allora, vedete, qui abbiamo tagliato proprio così. Tra l'altro ci ha fatto proprio lezione di taglio, facilissimo. Sì, perché è importante. Il taglio, a mio avviso, dopo se non si sa come affrontare, dopo ci si taglia e non si fanno le cose precise. Questo vale per le zucchine, ma immagino anche per le altre verdure. Carote o qualsiasi cosa sia, Il bello di questo piatto è che si possono mettere tutti i vegetali che abbiamo a disposizione. Comunque l'importante è ottenere una cottura omogenea su tutto quanto, ma possiamo veramente sbizzarrirci e mettere dentro quello che più abbiamo, i prodotti più stagionali. Adesso qui abbiamo il cipollotto, che invece andiamo a tagliare la parte verde, che andiamo a metterla alla fine a crudo sopra i nostri noodles, quindi la tagliamo molto finemente, sorta di concetto dell'erba cipollina, potrebbe starci bene anche, in questo caso abbiamo questo bellissimo cipollotto. E sia, certo, voi non taglierete mai con questa velocità così, però... Si impara, si impara, niente di complicato. Quindi la parte verde la mettiamo da parte, che andremo ad usarla come decorazione, che ci darà quella parte un po' più fresca anche in bocca. E invece la parte bianca la tagliamo finemente e la andiamo a saltare adesso in padella. Quindi adesso ci spostiamo dopo che abbiamo fatto questo corso intensivo sui tagli. Eh beh, ma è importante il corso intensivo sui tagli, perché se non ne parliamo mai. Lo buttiamo direttamente in padella. Spostiamo qua, spostiamo perché lì, lavoriamo perché sempre ordinati, puliti. Giusto. E molto andiamo. Bene. Questo non serve, quindi lo mettiamo qua. Ci possiamo spostare qui. Ho preso un bel wok che quindi ci faccio permette... vedere che hai tagliato anche le carote. Insomma, esatto, abbiamo le carote.
sono rimasto sul semplice, però come ti ho detto potrebbero starci bene dei cavolfiori, potrebbero starci bene dei piselli. Però devo dire la verità che le zucchine che adesso cominciano, le carote, sono tutte col cipollotto che abbiamo in casa, quindi anche uno che torna adesso può rifare la nostra. Assolutamente. Ricetta. Wok, che come dicevo sempre adesso con queste nuove così cotture un po' fusion, bisogna avere, poi vedete con la padella nudos, che guarda, si stanno gonfiando. Quanto hanno comunque di cottura in 7 minuti, diamo assolutamente. Un po' come un po' meno della pasta. Meno della pasta perché poi comunque andiamo a saltarli, quindi certo, non devono neanche essere troppo cotti. Nel frattempo, mentre si scalda un attimino l'olio, andiamo a preparare la nostra salsa che andremo ad utilizzare dopo per dare sapore, glassare lo spaghetto perché comunque dà la lucentezza. Eccoci qua. Guarda, ed è la salsa teriyaki questa? Allora facciamo una parte di salsa di soia, che è questa, quindi andiamo a mettere 4 cucchiai di salsa di soia. Consiglio sempre di utilizzare la salsa di soia poco salata, si trova sia quella salata che meno salata, perché cucinando rischi di avere troppo sapore, troppa sapidità. Questa che cos'è? Questa è della salsa teriyaki, quindi una sorta di salsa di soia, ma abbiamo più dolcezza, meno sapidità. Sì, è un po' una salsa di soia dolce la teriyaki, sì, per no? grigliare, quindi ha quella componente zuccherina che fa anche un bel colore poi in cottura. Assolutamente. E questo è dell'olio di sesamo. Ok, che darà un sapore. Nelle cotture fusion, così si usa tantissimo. Ci sta molto bene. Benissimo. Quindi facciamo un mix. Guarda, mettiamo uno spicchio d'aglio, gli do una schiacciatina. Così gli dà un po' anche di personalità. Mettiamo del peperoncino, in questo caso leggermente piccante, non troppo, perché non vogliamo avere troppa piccantezza. E qui abbiamo dello zenzero, che anche questo altra tagliato radice, sempre a batonette, a julienne, e questo ci darà un sacco di sapore. Sempre ci va lo zenzero in queste... Secondo me ci sta molto, molto bene. Dà freschezza, pulisce un po' il palato. Con la soia si sposa molto bene. Bene. Perfetto, quindi abbiamo usato la soia, la salsa teriyaki e il sesamo. E abbiamo fatto la nostra salsa che però andremo ad aggiungere alla fine. Ok. Quindi andiamo a rosolare il nostro aglio, insaporiamo l'olio. Possiamo aggiungere le carote per prime, che sono quelle che hanno una cottura più lunga. Certo. Padella bella vivace, vogliamo dare una scottata veloce che... Come sappiamo, che sia per la carne, che per il pesce, per tutto quanto, andare a caramellare gli zuccheri si fa comunque con una rosolatura veloce, non il wok ci permette di saltare bene. E andiamo ad aggiungere anche poi la verdura ha il vantaggio che poi si asciuga, no? Sembra tantissimo e poi tanta, si riduce. È un piatto che ce ne va di verdura. Però è un piatto unico, base. Decisamente. Dicevi, Simone? Possiamo friggerle? La friggerle. Per stare leggero abbiamo... Assolutamente sì, possiamo fare tutto. Possiamo fare tutto. Bene. Allora, vedo anche delle uova, è questo che mi incuriosisce. Sì. Ecco. Andiamo a spaccare 2 uova dentro e andiamo a strapazzarle. Mi raccomando, andiamo a metterle sempre prima dello spaghetto, se anche facciamo un riso saltato, dobbiamo sempre metterle prima perché sennò facciamo una frittata. Prima le uova, sennò facciamo la frittata e non è quello che vogliamo fare noi. Con le uova un piatto unico perché lo arricchiamo di aggiungo proteine. Un goccino d'acqua che ci aiuta con la cottura dei vegetali. Questi sono i piatti che piacciono molto ai ragazzi, insomma, ai giovani e che adesso stanno approcciando anche però andiamo con l'ovetto. I boomer come noi, cioè adesso vedi così. Vedi qua l'albume è perfetto, per esempio. Qua l'albume se ti avanza quello del tiramisù, ce lo metti anche vedi, dentro. Vedi, lui non lo rischia subito, guardate, questa è la cosa importante. Tu prima lo fai cuocere in un lato lo faccio coagulare leggermente in modo tale che rimanga slegato rispetto alle verdure, sennò facciamo una frittata di verdure giusto, e noodles. Vedete, quindi va fatto così, in modo che in un angolino, e poi verrà mischiato insieme, giusto? Esattamente, guarda, qualche istante, vedi l'uovo, facciamo una sorta di uovo strapazzato. Giusto. Quindi velocemente lui coagula, però abbiamo le verdure belle tenute da parte. Che non si mischiano ancora. Assolutamente. Poi andiamo il nostro cipollotto, vedete, il cipollotto. Ancora quello verde, immagino che quello verde rimane alla fine. No, lo mettiamo a decorare. Ok. Quindi guarda, ci teniamo le cose per decorare. 1, 2. E 3. E 3. Ti sposto queste che non servono. Ecco, perché sono curiosa di vedere a che punto metti noodles, perché tutto qua, vedi, è un divenire, mi piace questa cosa. Molto bene, guarda. Qui allora siamo pronti, ora possiamo mescolare il tutto. E i noodles? E i noodles all'ultimo, eccoli qua. Vedete, quando abbiamo prima l'uovo, ricordatevelo sempre nell'angolino. Molto importante, specialmente se addirittura facciamo il riso ancora di più.
scolare bene. Scoliamo bene, vedete? Andiamo dentro con i nostri noodles. Questo è il piatto che piace tanto ai miei nipoti. Come? E li saltiamo. Che piace molto ai miei nipoti. Abbiamo fatto perché la gara, ragazzi, mia sorella ha vinto mia sorella. Aia! Ai ai ai. Perché li fa sempre i tuoi nipoti. Sì, quindi... Ed eccoci qua. E la andiamo salsina? A finire con la nostra ah, salsa, vedi, la soia che quindi darà sapore, colore e va a laccare i nostri noodles che prendono. Molto bene, possiamo impiattare. Possiamo impiattare, vedi, lui ha scelto giustamente una ciotola oriental design, perché è carino, no? Fare anche, visto che è un piatto un po' fusion, usare dopo i miei anche viaggi, delle. Quest'estate sono stato in Vietnam. Sei stato in Vietnam, mi devi raccontare. Bellissimo. Hai mangiato questo genere di cose? Mamma mia, sì, un sacco di cose buone. È bello il Vietnam, bellissimo. Pensa che è un viaggio che a me piacerebbe molto, molto bello. Fare. Sono stata in Birmania un po' più. Ah, bello, sì, però... sono stato anche in Birmania. A me l'Oriente guarda, prendo piace un maestro molto. Che ci aiutiamo. Sì, se ne restano un po' nel wok va benissimo, Gilberto. Tanto perfetto. Guarda, c'è qualcuno che qua, non c'è è solo problema. Alfio che mangia. No, Alfio non può. Non può, quindi. Perfetto. Guarda che bello. Questi e lasciamo poi ad Alfio. Lasciamo lì, non ad Alfio, a Lorenzo. E poi e ci andiamo mettiamo a finire su. Il nostro cipollotto, cipollotto verde che dà un po' di colore, del sesamo. Che questo ci va proprio così, assolutamente. Anche nelle insalate. E molto qua ti buono. Ho portato, è del cocco essiccato, che a mio avviso ci dà un po' di croccantezza e soprattutto un po' di colore. Gilberto dei Rotti Noodles con verdure, uova e salsa mix teriyaki, soia e sesamo. Bravissimo, grazie un bel mille. Piatto grazie da ricopiare subito, grazie a te.